Mediterraneo, con decine di imbarcazioni di migranti verso l'Italia, sale a 29 il bilancio delle vittime del naufragio in acque tunisine. Attesa a Bari la Geo Barents con 190 persone a bordo. A Cutro recuperato il 91esimo corpo senza vita. Gesù dà la vita anche quando sembra non esserci più speranza. Così Papa Francesco all'Angelus ha commentato l'episodio evangelico della resurrezione di Lazzaro. Poi ha chiesto preghiere per la pace in Ucraina e per le vittime dei tornado in Mississippi. Putin annuncia che schiererà armi nucleari tattiche in Bielorussia. Per gli Stati Uniti non ci sono indicazioni che la Russia si stia preparando ad usarle. La NATO vigila e sta monitorando la situazione. Sul campo ucraino, stallo a Bakhmut e nuove vittime civili nei bombardamenti di Mosca. Allerta siccità, un'Italia senza piogge da giorni fa i conti con la carenza di acqua, le temperature salgono e il livello di fiumi e laghi scende. Si fa concreto il rischio razionamento per l'estate, ordinanze per sensibilizzare i cittadini a ridurre lo spreco. Oggi al Festival di Bari e dal 30 marzo al cinema il ritorno di Casanova, il nuovo film di Gabriele Salvatores. Protagonisti Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio. Tra cinema e vita una riflessione sul tempo che passa, tratta dal libro omonimo di Schnetzer. Buonasera dal TG 2000. In primo piano l'ultima tragedia del mare al largo di Tunisi, altri 29 morti mentre continua l'emergenza sbarchi in Italia. Tensioni tra navi ONG e guardia coste libici. Federico Plotti. Attaccati dalle autorità libiche mentre stavano effettuando un'operazione di soccorso. La denuncia, corredata anche da immagini, quelle che state vedendo, arriva dalla nave Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee. L'imbarcazione umanitaria stava soccorrendo un gommone carico di migranti. Operazione interrotta con forza dalla guardia costiera del paese nordafricano. Spari in aria come intimidazione. Per la sicurezza dell'equipaggio, la nave della ONG ha deciso, suo malgrado, di ripiegare. Secondo un aereo della Sea-Watch, che ha sorvolato diverse volte la zona, sul gommone viaggiavano un'ottantina di migranti, alcuni di questi sono stati avvistati in acqua e sono numerosi i natanti in mare che tentano la traversata e a Lampedusa è stato record di arrivi, migliaia in 24 ore. Oltre il 90% dei mezzi intercettati da Guardia Costiera e Guardia di Finanza proviene dalla Tunisia e dalla regione di Sfax. È da qui che, come ormai da settimane, si concentra il grosso delle partenze per i viaggi della speranza. È la Tunisia, attraversata da una violenta crisi economica, politica e sociale, la nuova frontiera dell'immigrazione e terreno fertile per scafisti e criminali. Proprio di fronte alle coste del paese nordafricano si è consumata in questi ultimi giorni l'ennesima tragedia del Mediterraneo. 29 le vittime finora accertate dopo il ribaltamento qualche giorno fa di un barcone, solo 5 i superstiti. Intanto a Steccato di Cutro è stato trovato oggi il corpo di un altro disperso. Sale così a 91 il bilancio delle vittime accertate del naufragio avvenuto lo scorso 26 febbraio. A Lampedusa il centro di accoglienza è al collasso e sono iniziati i trasferimenti mentre continuano gli arrivi. Ci aggiorna in diretta il nostro inviato Fabio Bolzetta. Buonasera Fabio. Buonasera Clara da Lampedusa, immaginate un'isola con circa 6.000 residenti che ha visto arrivare in 24 ore 3.000 migranti. E proprio questo pomeriggio, verso le ore 15, da questa postazione abbiamo assistito all'ultimo sbarco. Abbiamo visto infatti arrivare su un mezzo della Guardia di Finanza, fatti sbarcare 46 migranti, fra cui 13 donne e 9 minori in fuga da Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali e Nigeria, che la Guardia Costiera a soccorso. Erano in viaggio da venerdì, pensate, su un barchino di 7 metri e l'hotspot, che ha una capienza massima qui a Lampedusa di 400 posti, ora ne contiene 2.377 di persone e già è stato alleggerito dai trasferimenti di migranti disposti dalla prefettura d'Agrigento d'intesa con il Viminale attraverso la nave 18 verso Porto Empedocle e Reggio Calabria. La mia isola è stata dimenticata, ha dichiarato il sindaco di
di Lampedusa, Filippo Mannino. Ed è stata sequestrata la nave Louis Michel, finanziata dall'artista britannico Banksy, e giunta ieri con 178 migranti soccorsi, posta sotto sequestro dall'autorità marittima per non aver eseguito le direttive di dirigersi verso il porto di Brindisi invece di continuare nei salvataggi, sovrapponendosi, come ha dichiarato la Guardia Costiera, in operazioni che già impegnavano gli uomini dell'autorità marittima. Ma come convive l'isola con tutto questo? Abbiamo ascoltato le voci oggi dal porto di alcuni pescatori. Ve le facciamo ascoltare e poi la linea da Lampedusa tornerà a Roma. Vi fanno fare questi passaggi che sono come uccelli migratori, da nord, da sud vengono verso nord, dopo da nord le abbandonano di nuovamente verso sud, e c'è sempre questo afflusso di andare e venire. Ma vale la pena che le prendano e le portino in Italia e le fanno campare. E sono persone che rischiano la vita. Sono persone che rischiano la vita con questo cattivo tempo, queste barchette piccole di ferro che loro, questi qua, questi trafficanti ci fanno le barchette per farle morire. Perché come fanno a venire qua in Europa, da Sudafrica, vengono qua con le barchette piccole? Noi abbiamo delle barche, siamo le barche che possono navigare, e tenevano paura e ce ne andiamo a terra quando c'è un po' di mare. Vorrei che a Lampedusa il presidente, la signora Melone, se per favore vuole fare Portofranco, perché subiamo tutte queste cose. Siamo persone gentili, cose, però mi deve fare Portofranco per Lampedusa. Il decreto flussi scatta domani, il click day per l'arrivo in Italia dei previsti 82.700 lavoratori extracomunitari, 13.000 in più rispetto all'anno precedente. La metà lavorerà nei campi, come annuncia la Coldiretti in una nota. In Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere, con 358.000 lavoratori provenienti da ben 164 paesi, rileva l'organizzazione. Andiamo in Vaticano anche quando tutto sembra perduto, mai smettere di sperare. Così questa mattina all'Angelus Papa Francesco, che torna a chiedere la fine delle ostilità in Ucraina. Paolo Fucilli. Continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino. Francesco rinnova la richiesta dalla finestra dell'Angelus. Come ieri ricorda, abbiamo rinnovato la consacrazione di un anno fa di Russia e Ucraina al cuore immacolato di Maria. Nella certezza che solo la conversione dei cuori può aprire la strada che conduce alla pace. Appuntamento alle 12 per commentare quell'inno alla vita, dice il Papa, che è il Vangelo di oggi, la resurrezione di Lazzaro. Gesù è il messaggio, dà vita anche quando sembra non esserci più speranza. Lui piange per noi, come per Lazzaro. Si avvicina ai nostri sepolcri e dice a noi, come allora, togliete la pietra. E le pietre dentro di noi sono dolori, fallimenti, cose brutte, peccati vecchi che non riusciamo a tirar fuori, errori di gioventù. Vai avanti, io sono con te. Io te prendo io per mano, dice Gesù, come quando da piccolo imparavi a fare i primi passi. E per finire una raccomandazione. E anche vorrei dire una parola ai confessori, cari fratelli, non dimenticatevi che anche voi siete peccatori. E voi siete nel confessionale non per torturare, per perdonare. E per perdonare tutto, come il Signore perdona tutto. Lo sguardo del Papa, recitato l'Angelus, si allarga poi al mondo intero. E restiamo vicini anche ai terremotati della Turchia e della Siria. A loro infatti sono destinate oggi le raccolte di offerte a messa nelle parrocchie italiane. Francesco ricorda infine il tornado che ha devastato il Mississippi negli Stati Uniti e invoca pace e riconciliazione per il Perù, scosso da un'ondata di proteste contro il governo, con già decine di morti. Dobbiamo pregare per il Perù, che sta soffrendo tanto. La NATO è vigile e sta monitorando la situazione. All'indomani dell'annuncio di Putin del dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, Mosca continua a bombardare le città ucraine. Massimiliano Cochi.
Il governo ucraino ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per reagire al ricatto nucleare del Cremlino. L'annuncio di Vladimir Putin che entro il 1 luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia preoccupa, perché piazzare armi atomiche, seppur a potenza ridotta ai confini dell'Unione Europea e della NATO, è una decisione destinata ad alzare il livello di allerta, soprattutto considerando che Mosca ha già fornito ai bielorussi il sistema missilistico Iskander in grado di trasportare testate nucleari. Un portavoce dell'Alleanza Atlantica ha definito pericolosa e irresponsabile la retorica nucleare russa, anche se il Dipartimento della Difesa americano ha fatto sapere di non avere informazioni che indichino l'intenzione della Russia di usare armi nucleari. Da parte sua, Putin ha risposto accusando l'Occidente di aver oltrepassato ogni linea rossa fornendo armi all'Ucraina fin dal 2014. Sul campo intanto si continua a combattere e le truppe ucraine fanno sapere di aver respinto 85 attacchi russi nella regione di Donetsk nelle ultime 24 ore e di aver stabilizzato la situazione nell'area di Bakhmut. I combattimenti più intensi in queste ore si registrano tra Limansk e Kupiansk, sempre nel Donetsk, mentre le forze russe, dopo quello di Zaporizhia, hanno colpito un altro condominio, questa volta ad Avdiivka. Per ora non si segnalano vittime. Almeno 26 persone sono morte in Mississippi ed Alabama dopo che un tornado ha colpito gli Stati Uniti meridionali. Le squadre di soccorso continuano gli interventi di ricerca e salvataggio. Il governatore del Mississippi ha dichiarato lo stato di emergenza. A Rolling Fork, auto distrutte, mattoni e vetri infranti ricoprono le strade. La città è stata quasi completamente spazzata via. Sono attesi con preoccupazione nuovi tornado. Siamo alla cronaca, un'esplosione con successivo incendio avvenuto questa mattina all'interno di un'abitazione in provincia di Padova, una probabile fuga di gas. Una donna è morta mentre il marito e due bambini sono rimasti feriti. Alessandra Camarca. Un'intera comunità è sotto shock per la violenta esplosione che ha causato un incendio e la morte di una giovane mamma in una casa di Sant'Urbano in provincia di Padova. Alina Crenicean, di 36 anni, cittadina rumena in Italia da più di 10 anni, è morta poco prima delle 8 di questa mattina a seguito dell'esplosione per una probabile fuga di gas in una villetta a due piani a Sant'Urbano in via Gorghi, in provincia di Padova, dove viveva con la famiglia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna si trovava al piano terra dove è avvenuta la deflagrazione per preparare la colazione, mentre il marito con i due figli era nelle stanze da letto al piano superiore. L'uomo è riuscito a fuggire mettendo in salvo i figli, mentre Alina è morta sul colpo, accendendo la luce della cucina e innescando l'esplosione. Certamente la stanza al piano inferiore era satura di gas per provocare un'esplosione del genere, che ha smembrato la casa e non le ha lasciato scampo. Abbiamo individuato che sicuramente c'è una perdita cospicua di gas e bisogna valutare l'origine. È una perdita che sicuramente entra dentro, però bisognerà fare ulteriori indagini per capire dove è collocata. I piani cottura hanno tutti dei sistemi di sicurezza oggi, per cui anche che apre il fornello senza la fiamma, l'elettrovalvola lo manda in chiusura. I due figli, Arianna di 9 anni e Giovanni di 3, sono stati portati in salvo dal padre Michelangelo Negrello di 52 anni, che con l'aiuto del fratello è riuscito a calare i piccoli dal primo piano, in cui probabilmente ancora dormivano nelle loro camere. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e ai soccorsi, si è precipitato immediatamente anche il sindaco di Sant'Urbano, Dionisio Fiocco, che ha definito quanto accaduto una tragedia incredibile. L'allerta a siccità: in 5 mesi deficit di piogge al 21%, carenti le scorte idriche e sempre più concreto il rischio razionamenti. Alessio Orlandi. Temperature sopra la media stagionale, piogge scarso o nulle, livello di fiumi e laghi che scende via via di più. Un'Italia all'asciutto da giorni fa i conti con la siccità che potrebbe costringere le amministrazioni locali, con l'arrivo del caldo estivo, a razionare l'acqua anche per gli usi domestici. Al nord, sindaci e presidenti di regione hanno già emanato ordinanze per sensibilizzare i cittadini a ridurne gli sprechi. Lei avrebbe paura di un eventuale razionamento dell'acqua? È sicuramente un disagio, paura poi dipende in che condizioni, il livello di limitazione che ci viene posto, però se è necessario per garantire a tutti quanti poi comunque l'accesso a un servizio idrico essenziale, perché no, insomma. Sono molto preoccupato per l'acqua, io sono molto ecologico, però non possiamo farci nulla. Ecco, ma tu prendi degli accorgimenti per risparmiare acqua in casa? Io sì, quando mi lavo i denti chiudo il rubinetto,
tiro lo sciacquone ogni due volte che vado in bagno, insomma piccole cose, ma nel mio piccolo, quello che posso fare. Quest'estate temete possibili razionamenti d'acqua? No, noi siamo ai Castelli Romani e l'acqua ce l'abbiamo, non la sprechiamo da anni, siamo stati previdenti, non lo sappiamo, però insomma. Lei che cosa fa in casa per risparmiare acqua? Chiudo i rubinetti quando ci laviamo i denti, e annaffio quelle poche piante che ho con l'acqua di riporto e cose che si fanno normalmente. Forse paura no, ma il disagio poi lo senti. Ecco, lei fa qualcosa in casa per risparmiare acqua? Ma sì, nei limiti, cioè comunque non sono una proprio che sta lì a contare le gocce. Però insomma si cerca di non lasciare i rubinetti aperti. Spero nelle istituzioni facciano qualcosa sinceramente. Tipo le risorse idriche conservate al meglio, insomma le tubature, adesso non sono tecnico, però spero. Voi fate qualcosa per risparmiare acqua in casa? Beh sì, decisamente lo stile alimentare è cambiato molto e per esempio non cuciniamo più, non usiamo più acqua. Mangio principalmente frutta e verdura crude. Cerco di fare questo. Ed ora in Sardegna per la vertenza a Porto Vesme, mobilitazione permanente dopo la fumata nera al Ministero, operai incatenati ai tornelli e in tenda sul tetto. Un mese fa erano saliti sulla ciminiera, a rischio ci sono quasi 1500 posti di lavoro. Domani tavoli locali e nazionali e nuovo incontro con i sindacati. Ed oggi a San Gavino Monreale, messa davanti ai cancelli della fabbrica, presenti lavoratori ed amministratori comunali. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo di Ales Terralba, Monsignor Roberto Carboni. Ascoltiamo il suo appello. Siamo qui anche per fare, mi permettete, con molta umiltà, per una richiesta a chi deve sedersi al tavolo. Quindi certamente il governo regionale, il governo nazionale, l'azienda, i proprietari, la Porto Vesme. Non si tratta solo di fare soldi, ma si tratta di riconoscere che ci sono persone. Ecco, vogliamo affidare tutte queste intenzioni, il Signore non risolve magicamente, risolve attraverso le persone, attraverso coloro che possono scegliere e decidere. Chiediamo al Signore che li illumini, che scelga per il bene del nostro territorio, di questa città e di ciascuno di questi lavoratori. La conferenza episcopale, come avete sentito, ha promosso per oggi una colletta per i terremotati di Siria e Turchia. Si potrà donare in tutte le chiese italiane. La situazione nelle aree disastrate è insostenibile. La popolazione rimasta è allo stremo. A Sacrofano, 23esima Assemblea Nazionale del Rinnovamento nello Spirito per la nomina dei nuovi organismi pastorali. Nel corso dei lavori sono stati eletti Giuseppe Contaldo come nuovo presidente nazionale e Rosario Sollazzo come coordinatore nazionale. Contaldo succede a Salvatore Martinez, che per anni ha guidato e fatto crescere il movimento ecclesiale. Cambiamo decisamente argomento. Stasera torna in campo la nazionale dopo la sconfitta con l'Inghilterra. Gli azzurri devono vincere con Malta per proseguire il cammino verso l'Europeo 2024. Sentiamo il CT Mancini a poche ore dal match. No, sono tranquillo e insomma siamo alla prima partita, ne mancano 7, ancora lunga la strada, e saranno tante partite difficili, quindi insomma avremo modo di rifarci. Noi non credo che manchi un po' di autostima, che purtroppo a volte insomma quando si giocano partite così importanti come Italia e Inghilterra, insomma dopo tante volte che li battiamo può capitare anche di perderla. Sicuramente che i club debbano puntare sui giocatori italiani, visto che comunque ce ne sono, per poterli fare crescere e migliorare. Questo è certo, poi che l'allenatore nazionale purtroppo non abbia grande tempo per allenare, anche questa è una certezza, ma oramai da decenni e in questi ultimi anni ancora di più, perché insomma praticamente quando noi ci troviamo non ci alleniamo quasi mai, addirittura a volte ci sono anche 3 partite in 10 giorni, quindi è praticamente impossibile.
Lutto nel mondo del cinema. Nel pomeriggio di oggi è venuto a mancare l'attore e regista Ivano Marescotti. Aveva 77 anni, una lunga carriera, una settantina di pellicole come non protagonista e caratterista, numerosi premi e candidature. Aveva lavorato con Roberto Benigni, Marco Risi, Daniele Lucchetti, Ridley Scott, Anthony Minghella e Gabriele Muccino. E rimaniamo in tema di cinema, anteprima al Festival di Bari del film Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, la storia di un regista che non accetta il suo declino. Fabio Falzone ha intervistato i protagonisti. Devi convincerli che stai facendo un film bellissimo. Pronto questo film? Come mai il film su Casanova? Si muove su due piani, passato e presente, realtà e fantasia, bianco e nero e colore, il nuovo intrigante film del premio Oscar Gabriele Salvatores. Il film non lo vuoi finire! Tony Servillo è un regista in crisi, assediato dalla stampa e dalle difficoltà a concludere il film della vita. Giacomo. Fabrizio Bentivoglio è il Casanova protagonista del film che si sta girando, anziano ma che non rinuncia ad essere seduttivo. Un film sulla vecchiaia e sulla capacità di affrontarla nel modo giusto al cinema e nella vita. Questo film nasce da un desiderio di raccontare qualcosa anche che ti riguarda. C'è anche forse qualcosa di più. Ci sono due donne nel film che anche loro partecipano a questo gioco di specchi, no? Che c'è continuamente nel film. Sono sempre state le donne, due nella mia vita, in qualche modo a... Io dicevo tarparmi le ali, ma in realtà tenermi coi piedi per terra, perché chissà, forse me ne sarei volato via. Altro che cinema. Le tira fuori capricci, vanità, che vengono trattati con molta, con nessuna autoindulgenza, no? Con molto anche divertimento, con una mano leggera da Gabriele. È più importante, diciamo, il cinema o la vita? Chi fa questo strano mestiere non può farlo senza farlo diventare la propria vita. Quindi già questo crea un confine molto... Se qualcuno poi si vuole ostinare ad avere una vita vera, la deve veramente volere. Ci fermiamo qui, vi lascio al meteo e al nostro settimanale di cultura, il Tornasole, a seguire la diretta della Santa Messa, prossima edizione del nostro TG2000 alle 20:30. Vi aspettiamo, buona serata.